Buongiorno a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi proseguiamo la nostra serie di incontri sulla città metropolitana e sul futuro dell'amministrazione provinciale. Il sindaco ritorna a Metro Napoli e a lui dobbiamo chiedere anche di chiudere un po' questa prima fase di interviste che abbiamo avuto e lui facciamo la domanda che abbiamo fatto un po' a onorevoli, a parlamentari che sono venuti a trovarci in questi giorni. Questa città metropolitana può essere realmente un'occasione per Napoli, per la città di Napoli e per il territorio della provincia? Secondo me sì, è una riforma storica, epocale, che si aspetta da tantissimi anni. La città metropolitana esiste in Costituzione, ma non è ancora partita. La palla oggi sta al Parlamento, che deve completare la riforma. Ci sono delle cose da modificare, ma io vedo più luci che ombre in questa riforma. Una grandissima opportunità, soprattutto per l'area metropolitana di Napoli. Noi saremo dopo Roma la più grande area metropolitana per numero di abitanti d'Italia, più di Milano. Abbiamo circa 4 milioni di persone. Una grandissima opportunità per il rilancio della nostra terra, del nostro sud, l'unione dei sindaci. Questo è molto importante. La riforma deve partire non con divisioni, ma con unità. Qui non deve essere Napoli che prevale sugli altri sindaci o gli altri sindaci che hanno una rivalsa nei confronti di Napoli. Una partita che si vince tutti insieme, con una grande rete, grande unione, grande condivisione di iniziative. Quindi io anche da questo punto di vista nei prossimi giorni farò delle iniziative importanti. Adesso auspichiamo che anche il nuovo governo che si sta per costituire possa dare l'accelerata finale insieme al Parlamento per questa modifica che per carità ha anche tanti rischi, ci sono degli aspetti della legge che non convincono, però io vedo il bicchiere mezzo pieno, vedo più luci, più opportunità e grande possibilità di sviluppo per la nostra terra. Ecco, noi abbiamo avuto alcuni interventi che hanno posto delle preoccupazioni sulle modalità di scelta del sindaco della città metropolitana, sulle modalità di elezione, sulla Costituzione, ma fondamentalmente la cosa che invece ci è sembrata più importante è che sia i sindaci che il mondo dell'associazionismo che aderisce poi alla rete civica con la loro presenza ci hanno posto il problema di essere coinvolti in questo processo. Cioè, in che modo saremo coinvolti nella costruzione di questa nuova entità? Ma innanzitutto noi stiamo già lavorando con un osservatorio che ho creato sulla città metropolitana che è presieduto da Alberto Lucarelli. Io nei prossimi giorni mi farò promotore di un'iniziativa per invitare tutti i sindaci dell'area metropolitana. Poi va coinvolta la città, perché vanno coinvolte le municipalità, i cittadini, le associazioni. Ci vuole un grande processo di partecipazione democratica, perché la più grande opportunità della città metropolitana è la riduzione degli appesantimenti burocratici, la semplificazione amministrativa, più opportunità per investimenti. Faccio un esempio, il trasporto pubblico. Non si può guardare solamente a Napoli, ma si deve guardare a tutta la città metropolitana. Non ha senso, per esempio, che la metropolitana, poniamo di Napoli, linea 1, può funzionare bene se poi la circumvesuviana e la cumana, per esempio, non funzionano bene. Quindi i trasporti pubblici devono essere visti in area metropolitana. Il sistema dei rifiuti, finiscono le sovrapposizioni tra comune e provincia, bisogna lavorare tutti insieme, lo stesso per l'acqua, lo stesso per le scuole, lo stesso per ogni aspetto, soprattutto dei servizi pubblici. Quindi è una grande opportunità in cui bisogna per forza chiamare i cittadini a partecipare, anche perché le riforme, se calano solamente dall'alto, rischiano di morire prima ancora che di nascere. Ed era un po' la preoccupazione di tutti, però diciamo che questa preoccupazione potrà essere attenuata da una cosa che lei ha già annunciato e che di fatti già si sente in giro, cioè la città metropolitana non nasce soltanto per risparmiare costi per una sorta di spending review, ma anche per poter gestire meglio i fondi europei. Assolutamente sì, perché la spending review potrebbe essere relativa, perché anzi noi abbiamo tutto sommato una riforma senza risorse e questo è un po' il rischio della città metropolitana, quindi non c'è il tema di una riduzione dei costi, c'è il tema invece di un miglior funzionamento dei servizi, questa è la grande opportunità che noi abbiamo e anche una maggiore forza della città metropolitana. Voi immaginate che forza di contrattazione politica che può avere la città metropolitana come area nei confronti del governo. Non sarà più solo il sindaco di Napoli che farà delle battaglie. Immaginiamoci la forza che potrà avere il sindaco di Portici se coadiuvato in questa battaglia insieme a tutti gli altri sindaci, al sindaco di Napoli. Pensa alle grandi opportunità sui fondi europei. Mentre adesso la gran parte dei fondi europei li prende Napoli o li prende Pompei per altre ragioni, o qualche cittadina, un domani si fa una progettazione, una programmazione di tutta l'area metropolitana. Quindi a cascata avremo fondi europei sul trasporto pubblico, sulle scuole, i PON, sicurezza,
nazionali, i PON nazionali che siamo andati a chiudere ieri col governo come sindaco della futura città metropolitana, ci saranno effetti positivi che cadranno su tutti i sindaci dell'area metropolitana. Quindi stiamo dicendo sostanzialmente una grande occasione nella quale la gestione dei fondi europei potrà aiutare il territorio, ma concretamente le pensa ad una sorta di autorità di gestione diversa da quella dei fondi POR, che tenga conto proprio della realtà metropolitana? Assolutamente sì, l'altro giorno abbiamo chiuso un accordo come sindaci delle future città metropolitane con il governo molto importante, cioè ci saranno i PON nazionali direttamente assegnati alle città Che metropolitane diventano 10 di nuovo. e la programmazione dei fondi li faremo insieme il sindaco di Napoli con tutti gli altri sindaci della città metropolitana, perché io li vorrò coinvolgere, quindi non ci sarà una posizione dominante del sindaco di Napoli, ma ci sarà un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Questo è un grande successo. A questo io lavorai già quando ero presidente della Commissione Controllo Bilancio del Parlamento Europeo, cioè assegnare i fondi direttamente alle città, che si vanno ad aggiungere ai PON regionali. Quindi finisce il rallentamento che c'è stato in questi anni, perché i soldi da Bruxelles andavano a Roma, da Roma alle regioni, dalle regioni ai comuni, e spesso, soprattutto nel passaggio tra la regione e i comuni, c'era molto tempo che passava. Pensate che le regioni italiane, e in particolare alcune regioni meridionali, compreso la Campania, restituiscono fondi europei perché non vengono spesi. Io invece sono certo che, come sta accadendo oggi con la città di Napoli e un domani con le città metropolitane, noi non restituiremo nemmeno un euro a Bruxelles. Quindi questo significa più servizi, più investimenti, maggiore soddisfazione dei cittadini e maggiore soddisfazione dei sindaci, che insieme l'Unione fa la forza. Quindi il contrario di quello che si era, su cui si era preoccupati, cioè questo napolicentrismo non c'è. Veniamo però ad un'altra domanda, gliela devo fare, relativa alle preoccupazioni dell'attuale personale dell'amministrazione provinciale. Si parla di ovviamente di una riorganizzazione. Sono venute le organizzazioni sindacali, tre segretari confederali sono venuti qua e hanno detto che loro vigileranno affinché sia le professionalità che le retribuzioni dei dipendenti non saranno toccati da questa situazione e tantomeno ci sono rischi di mobilità. Lei ci conferma questo? Ma non solo ve lo confermo, la riorganizzazione ovviamente ci sarà, se è confermato come adesso la legge, che io sarò il primo sindaco della città metropolitana, io prendo l'impegno che non ci sarà un licenziamento, quindi ci sarà un'unione anche qui che farà la forza, perché saremo tutti insieme. Io del resto posso da questo punto di vista testimoniare con i miei 2 anni e mezzo di sindaco di una città in predissesto, dove più volte sono stato sollecitato anche da enti istituzionali a licenziare per mettere a posto i conti del comune. Io ho detto: fin quando sarò sindaco di Napoli, io cercherò fino in fondo di non licenziare nemmeno un lavoratore. In 2 anni e mezzo io non ho licenziato nemmeno un lavoratore del comune di Napoli e delle società partecipate. Quindi per me il lavoro è sacro. Ovviamente questo significa che tutti quanti, però, non solo i sindaci, ma anche i dipendenti, dobbiamo dimostrare di essere pronti alla sfida, quindi un grande orgoglio di appartenere alla città metropolitana di Napoli, lavorare bene, lavorare meglio e avere serenità che non ci sarà una fase di precarizzazione, ma i lavori, il livello occupazionale e retributivo sarà mantenuto. Un'ultima domanda, le prossime tappe di questo percorso? Aspettiamo il Parlamento. Il Parlamento dovrebbe approvare a breve la legge. Io ho parlato qualche giorno fa col ministro Delrio, che fino ad oggi è il ministro degli affari regionali. Vedremo che cosa accade nelle prossime ore, ma insomma, credo che sarà un protagonista il ministro Delrio anche del futuro governo. Dico Delrio perché è stato insieme a diversi sindaci uno dei padri della riforma delle città metropolitane. Lui ci crede molto. Io ho un buon rapporto con il ministro Delrio, quindi sono certo che in primavera porteremo a casa questo grande risultato e mi auguro che i parlamentari napoletani e campani ci diano una grande mano da questo punto di vista e non si vada con un ingolfamento di emendamenti poi a stravolgere una legge. Anzi, cerchiamo di migliorarla, ma non di stravolgerla. Io la ringrazio. Grazie a voi.